Salve a tutti amici di Marcos Box e benvenuti in questa nuova puntata con le recensioni di Marcos Box. Quest'oggi voglio parlare di Beloren, come potete vedere dalla pagina dell'homepage del progetto. Che cos'è? È un gioco di ruolo multiplayer, voxel style, scritto in Rust, che si ispira a giochi come Cube World, ma anche come Minecraft. Quindi, per dire tutto, quindi con la grafica, quella pixelata con i cubettini. Beloren è completamente open source, è rilasciato sotto licenza GPL3 e utilizza musiche originali, grafica originale, scritte da tutti i contributori al progetto di Beloren, quindi sono artisti, designer, musicisti, ma anche giocatori che si sono cimentati a contribuire a questo progetto, che è un gioco che va avanti praticamente da metà del 2018. Questo gioco, voglio parlare di questo gioco perché proprio oggi, giorno 20, è uscita la versione 0.9 e quindi quale migliore occasione per parlarne, anche perché poi ho diversi lettori che amano questo tipo di giochi. Il gioco, come potete vedere, oltre a essere open source, è anche rilasciato per Windows, per Linux e per Mac. Su Marcosbox potete trovare le istruzioni, ma li trovate anche sulla pagina di Beloren, ed è possibile installarlo sia in formato Flatpak, dallo store di FlatHub, che dallo store direttamente di Canonical, dallo Snap Store. Se siete invece utenti Arch, potete installarlo direttamente da Aur. I requisiti: una GPU con supporto OpenGL maggiore o uguale della 3.3, 4 GB di RAM, una CPU multicore e 2 GB di spazio disponibile sul disco. Ma andiamo a vedere un attimo come si presenta la grafica. Come vi dicevo, è un gioco multiplayer, ma è possibile giocarci anche in modalità giocatore singolo, come potete vedere io. La registrazione dell'account è molto semplice: andate sulla pagina, inserite il nickname che volete scegliere, sceglietevi una password e quello verranno utilizzate per loggarvi sul vostro account. Io vi faccio vedere, ho fatto anche il primo personaggio praticamente nella modalità single player. Un attimo che carica, ecco, i tempi di caricamento non sono proprio velocissimi. Sarà anche che ho utilizzato la versione Snap. Come potete vedere, il mio nick storico Durotan è questo il personaggio che ho creato. Perché Durotan, per chi non lo sapesse, è un orco di World of Warcraft. Facciamo un inciti mondo, un attimo che carica. Eccoci qui. Come potete vedere, la grafica potete vedere comunque il gioco è anche è un capito, io volevo soltanto colpirti per far vedere che era possibile colpire qualcuno. Ok, prendiamo questo. Dicevo, come potete vedere, la grafica è carina, è molto accattivante. I personaggi, il mondo è completamente esplorabile, abbiamo dei nemici, vediamo un attimo di entrare in casa di qualcuno. Oh, c'è un coniglio, oh, che cos'è? Stiamo completando qualcosa. Non l'avessi mai detto di gioco. Completamente. Eccoci qui, siamo dentro. Vedere, gli ambienti sono realizzati anche dentro. Ovviamente hanno necessità di continuo sviluppo, questo non è ancora stato dichiarato stabile, quindi oggi verrà rilasciata la versione 0.9, quindi ancora non siamo nella versione 1.0. Potete vedere, ci sono navi, ci sono piante. All'interno del sito internet ufficiale è possibile oh, io spero che non mi attacca. Dicevamo, all'interno del sito ufficiale è possibile trovare anche un manuale, fare un wiki e quindi iniziare a capire come funziona il gioco. Ovviamente io non ho letto nulla di questo, ma mi sono cimentato subito.
nella creazione del personaggio e nella esplorazione. Vediamo se riusciamo ad andare dall'altra parte per vedere che cosa c'è. Vi ricordo, adesso sto giocando nella modalità quella. Oh, il buco mi sta attaccando. Infatti, oddio, sono morto. Diciamo, mi approfitto per farvi vedere la modalità online. Quella che abbiamo visto era la modalità giocatore singolo, ma è possibile giocare anche in multigiocatore. E vi faccio vedere adesso, nella modalità multigiocatore, la schermata iniziale nella quale è possibile creare il personaggio. Un attimo che carica. Ovviamente qui la velocità dipende sia dai server, perché comunque c'è soltanto un server principale, ma dipende anche dalla connessione mia, che quest'oggi sta andando leggermente accrescito. Non so che cosa gli sta succedendo. Da quando hanno fatto i lavori nella cabina di fronte, che hanno portato la fibra, sto avendo problemi. Eccoci qui. Qui possiamo creare il nostro personaggio. Ci sono varie razze, ci sono gli umani, sia uomini che donne. Ci sono gli orchi, ci sono i nani, ci sono gli elfi, faccio vedere anche da dietro, ci sono i non morti, oddio quando è brutto questo, e ci sono i danari. Io questi non la conosco, questa razza di personaggio fantasy. Non mi picchiate, non siate clementi, io sono fermo agli orchi, magari facciamo un umano. E vi faccio vedere che è possibile comunque personalizzare lo stile dei capelli. Mettiamoci uno senza capelli perché ho capelli leggermente andati a quel paese. O se no ce ne faccio uno con i capelloni, no. Vabbè, facciamoci uno. Ecco, vedi, per esempio, questa è la cosa dove io perdo i secoli ogni volta nella creazione del personaggio. E poi faccio anche personaggi che fanno obiettivamente schifo. È possibile personalizzare il colore dei capelli. Facciamoci con i capelli neri. Il colore della pelle. Per accontentare tutti quanti. I dettagli. Perché vedete, potete sbizzarrirvi tra capelli, stili di capelli, ma anche mettere, che ne so, la barba. Quindi possiamo fare un personaggio davvero fatto bene. Ecco, per esempio questo qui con la barba stile asiatica, stile cinese. Vedi, con l'orco c'è la barba, il barbone come ce l'ho io. Con gli umani no. Con gli umani mi devo accontentare di questo tipo di barba. Comunque, è possibile, come vedete, personalizzare anche il colore degli occhi, personalizzare la pelle, come vi ho detto prima, aggiungere qualche dettaglio. Occhi con le sopracciglia, un occhio chiuso, un occhio aperto, un occhio più chiaro. E poi è possibile personalizzare l'arma. Quindi abbiamo la spada, abbiamo il martello, abbiamo l'ascia, abbiamo l'arco. No, sì, che cacchio è questo? Ah, lo scettro. Abbiamo l'arco e poi abbiamo il bastone. Se siete amanti di questo tipo di giochi, potete letteralmente sbizzarrirvi e creare il vostro personaggio fatto proprio a regola d'arte, come più vi aggrada. Potete scegliere tutte quante queste classi che sono presenti. E, che dire, fateci un pensierino, provatelo, giocateci un po' e fatemi sapere che cosa ne pensate. Beh, per questo piccolo video su Valorant è tutto. Lunga vita e prosperità a tutti quanti. Ci riascoltiamo, ci rivediamo nella prossima puntata della rubrica Marcos Mox riguardante i giochi. Ciao ciao!